a portare avanti la sua carriera anche dopo una certa età e riesce a gestire bene questa cosa. Lei sta bene, lei ha detto: io sto bene, il mio corpo lo sento bene, sto bene, mi diverto, continuo a gareggiare e fa benissimo. Ioana Stanciulescu, ma abbiamo intanto, mentre seguiamo la gara, altri due ospiti con Sofia. A te la linea, Sofia. La mia cosa preferita di vedere voi quando gareggiate è ogni fan che si mette lì a dire: cioè, ognuno di queste bambine sono appassionatissime di voi e la vostra performance, ed è bellissimo avere questi icon, questi idoli come voi nel nostro sport. Voi sentite qualcosa quando siete nella zona di Ginnati gareggiare o no? Allora, diciamo che io personalmente sì, sento il tifo delle compagne, soprattutto dei fan un po' meno. Sento mia mamma sempre quando finisco gli esercizi. Sì, però soprattutto le compagne le sento tanto, la trave un po' meno, gli altri attrezzi sì. No, anch'io delle compagne le sento, però delle fan sui spalti no. Forse perché le compagne sono più vicine a noi, cioè sono più attaccate all'attrezzo. Vero. E invece raccontaci di oggi. Sono contenta, era dura battere le due americane perché sono molto forti in questo attrezzo. Però io ho fatto il mio, ho preso lo stesso punteggio di ieri, che in finale di solito bastonano un po' di più, quindi sono felice. Ho visto il tuo grande sorriso quando hai visto il punteggio, ho fatto tipo yeah! Sì, sono contenta perché l'ho fatto un po' più pulito di ieri, però in finale è normale che magari tengano il punteggio un po' più bassi, però sono contenta, non potevo fare di più. Sofia, scusami, c'è Ilaria che ha una domanda per Giorgia Villa. Okay. Sì. Volevo chiedere se c'è un motivo particolare della presentazione con un piede davanti all'altro.